E non Ben tornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge. Quindi siamo tornati ragazzi in casa Redfield e da oggi ha ufficialmente inizio la nostra terza generazione Dunque, ecco qua le gemelle. Io volevo mostrarvele prima di tutto perché uh, ho apportato un loro un cambio look. Guardate Sherry quanto è bella con questi capelli lunghi, ragazzi, guardate. Non lo so perché me l'ho sempre immaginata con questo capello molto lungo, lei che ci tiene tanto, no? Um, all'aspetto, insomma, me la immagino con questi capelli lunghi e adoro Rebecca con questo suo nuovo taglio Guardate, le dona tanto perché io La immagino comunque una ragazza molto alla mano Pratica ehm, Quindi che ha optato per un eh, Taglio comunque ecco Sul corto, no? Per Mamma ehm... oh, mia sto facendo il mal di mani anche a me stessa Dicevo, per ehm, Praticità appunto per, eh, Perché sì, perché Iniziamo, eccole qua Ehm la nostra sta per cercare un lavoro, ma prima di tutto, chi è l'erede ragazzi? Chi è l'erede di questa terza generazione? Allora, ci tengo a precisare come prima cosa che ho ricevuto comunque. Um... Molti commenti per entrambe, quindi eh, in molte mi avete detto ah, che io preferisco Rebecca, in molti mi avete detto no, io preferisco Sherry, eccetera, eccetera. Eh, chi magari ha specificato di più perché, chi meno, comunque vabbè. E quindi sono contenta perché vuol dire che apprezzate entrambe le ragazze, questo mi fa piacere. No tesoro, aspetta un attimo. E, però ragazzi io ho deciso e spero non me ne vogliate, quindi spero comunque che la mia eh, scelta vi, mh, vi piaccia comunque, eh, premettendo ragazzi che io le adoro entrambe e poi premettendo una cosa fondamentale, che io l'erede comunque eh, si può dire che per gran parte della sua vita... Scusate, non erede o in questo caso là non erede, per gran parte della sua vita. Comunque, vive qui nella stessa casa. Ecco, io magari tendo a spostarli quando l'erede proprio ha formato una famiglia. Quindi, quando vedo che lo spazio inizia un po' a scarseggiare in casa, perché ho deciso comunque non mi va di avere una casa gigantesca. Mi piace questa qui che ho fatto, la tengo così e fine. E a livello comunque, ecco di, di, di dimensioni, intendo. E, e quindi, comunque, ragazzi, in realtà non, non è che poi io perda mai, diciamo, di vista eh, anche in non eredi, comunque, però, ehm, ecco, ci tenevo, ehm, in particolare, ho, ho sentito, comunque, ragazzi, diciamo, un, uh, uh, una sorta di feeling, chiamiamolo così, con Sherry, quindi io ho scelto eh, Sherry come erede della terza generazione, però... Ripeto, vivranno comunque entrambe qui, quindi si può dire che poi alla fine l'erede per me, ragazzi, sinceramente è soltanto proprio perché siamo in una Legacy Challenge. Quindi bisogna scegliere un erede, ma fondamentalmente, ragazzi, veramente le accompagno per tutta la loro vita. Ecco, diciamo, non manderò mai via di casa Rebecca, ragazzi, finché non si sarà sistemata, finché non avrà creato la sua famiglia e, e tutto il resto. Come avete potuto poi notare mh, la stessa cosa comunque fra Gillian e, e Claire, cioè comunque ho mh, giocato comunque anche con Claire ragazzi, poi una volta che ha incontrato Thomas e si è sistemata e è andata a vivere per cavoli suoi, ovviamente ragazzi l'attenzione principale in quanto poi Legacy Challenge sta nella casa principale. Del gioco di parole, però comunque, ecco, non trascuro mai i miei sim perché li adoro troppo per lasciarli andare. Ecco. Allora, la carriera che avevo in mente per Rebecca, ragazzi, ovviamente ne abbiamo parlato anche tempo fa: è il medico. Chi non vuole essere responsabile della salute e del benessere di un altro Sim? Un medico che riesce a fare carriera verrà premiato con oggetti come una lampada chirurgica con supporto e uno scheletro in scala reale per ravvivare la camera dei bambini. E eh beh, certo, chi non vorrebbe non avere ragazzi? No. Voi non lo avete a casa vostra? Male, male, compratene uno. Come ulteriore incentivo, potrai sbloccare camici ospedalieri e vesti da paziente personali per giocare al medico in casa. Avete visto che bello, ragazzi? Quindi 23 Sim all'ora dalle 7 alle 15 iniziamo però ragazzi io ho in mente qualcosa ovviamente c'è cioè, il lavoro principale sarà quello di medico per quanto concerne la vita della nostra Rebecca ragazzi notare che oggi è il giorno dello scherzo ma c'è poco da scherzare lascia stare nel mesissina per il momento eh, in realtà per lei ragazzi io ho in mente chiamiamolo ecco un hobby, no, così, ehm, una grande passione, non so perché, ma l'ho sempre avuta in testa per lei ragazzi, perché ce la vedo tantissimo, ehm, vorrei tanto che la nostra Rebecca sviluppasse ehm, la fotografia, sì, perché per me lei, diciamo, eh, che, ma scusate, fermi tutti, ma è sparito il computer qua, Ok ragazzi, cose mistiche e misteriose, vabbè, poi ve le risolveremo Vorrei tanto appunto che sviluppasse questa passione Diciamo che i medici, ragazzi, immaginiamolo, sono sempre molto impegnati Hanno degli orari di lavoro comunque assurdi E quindi diciamo che lei è come se fosse il modo per scaricare un po' eh, l'energia, la tensione eh, La passione che la fa star bene Quindi io lei, ragazzi, me la immagino appunto, vedete? Però... Queste cose, ovviamente, io ho dimenticato, le uh, vendiamo. Alla grande questo tienilo però, perché no, come ricordo, questa pure per favore, tesoro. La togliamo e quindi, sì, lei vivrà, ragazzi, con questa con questa eh. Sì, con questa macchina fotografica. Allora, poi. Cherry, ragazzi, lei sarà la nostra erede come abbiamo detto E cosa farà? Allora, in tanti mi avete detto Ora sta uscendo la nuova espansione Perché ragazzi, sì, ormai siamo a novembre Quindi non manca molto e non vedo l'ora ehm, Ce la vedo tantissimo eh, Perché comunque l'avete sicuramente vista Perché è fan di The Sims, eccetera, eccetera Che sta per uscire un'espansione comunque dedicata ehm, Diciamo, no, al... al, al sì, al, al, alle, alle stelle, diciamo, nel senso, ehm, come può un sim diventare un personaggio famoso, ecco un attore, no? Eccetera, eccetera, quindi cose così. E quindi mi avete in tanti detto io, Sherry, ce la vedo, eh, secondo me sarebbe perfetta, e quindi ho pensato, ragazzi, eh, perché comunque lei è una ballerina, lei di base è una ballerina. Io intanto finché non uscirà questa espansione, anche perché vi dico la verità, io non sto vedendo niente. Cioè ho visto il trailer, punto, non ho voluto leggere recensioni, non ho voluto vedere video eh, che mostrano magari il caso, che mostrano gli oggetti, non ho voluto vedere niente perché ragazzi io non amo lo spoiler, amo scoprire le cose mano a mano. Quindi eh, diciamo che lei cercherà nel frattempo un lavoro, quindi inizia una carriera come nel, nei social media ragazzi perché immagino eh, più che altro che ehm, avrà questo Thomas sì ciao Thomas avrà questo blog ecco ehm, più che altro per promuovere magari la sua scuola eh, chiamiamola così la sua scuola diciamo di danza perché sì poi più avanti vedremo ragazzi piano piano quindi immagino così poi quando inizieremo cioè quando avremo la nuova espansione ragazzi vedremo un attimino come, no? um, come funziona. Quindi, cosa può tornare utile alla nostra Sherry? Perché effettivamente, io ecco, me la immagino, per esempio, non lo so, come ballerina, prima ballerina in un programma televisivo, sapete cose del genere. Quindi, social media, cosa che fa tendenza? Dove si mangia meglio in città? Chi è la celebrità più interessante? Inizia una carriera nei social media e sarai tu a rispondere a queste domande provenienti dai follower. Scrivi sul tuo blog e registrati presto e ritrovi per convincere i follower a, a, a continuare a seguirti, scusate Rami della carriera, personalità di internet e pubbliche relazioni Quindi lei non sicuramente ragazzi non ce la vedo nelle pubbliche relazioni Ma più una personalità di internet, ecco Quindi, 23 settimane all'ora dalle 9 alle 15 Ole ole mm, no tesoro, non è il caso E quindi entrambe hanno un lavoro Ok, sì Andiamo subito a... Devi ottenere 25 follower, bene, mi fa tanto piacere. Però ti vedo subito che tu. Eh, visto che è il giorno dello scherzo, ragazzi, immaginiamo se. No? Metti in giro una voce insensata. Allora, Sorellina, l'hai presa male la storia dell'erede, vero? Ma tu si sa, sei un animo più solitario. Insomma, come erede non ti ci vedo. E poi non è la morte di nessuno, giusto? Eh, giusto? Io sono più adatta. Guardate la faccia. Proprio da prenderla. Schiaffi subito. Tesoro, ti prego. Non farmi pentire della mia decisione. Non farmi pentire. Sì, ragazzi. Ora. Mm. Perché magari vi starete chiedendo, hai scelto Sherry? E ci tengo comunque a dirlo, ragazzi, perché... Non lo so, io lei la vedo molto diversa da sua madre, da, cioè da sua sorella, da, da sua madre e da sua nonna. Siccome ho avuto sia Rachel che Jill, che sotto certi aspetti caratterialmente sono abbastanza simili, comunque tutti e due molto tranquille, Jill sicuramente molto più... Ehm... Um, um, spiegata <ride> c'è un modo gentile per dirlo molto più sfortunata ecco diciamo in amore rispetto a, a sua madre e, però ecco è anche secondo me molto meno presa dal lavoro però um, Caratterialmente comunque simili, ecco, entrambe abbastanza tranquille Io volevo, ragazzi, così, cambiare, perché secondo me è anche importante portare dei contenuti diversi, no, sul canale Oh, tocca, vedi proprio a fagiolo, tesoro Perché, sì, cara, allora, fermala, perché io avevo, ragazzi, intenzione in questo episodio cioè comunque è il primo, quindi magari chiedere di passare del tempo insieme, lascia stare tua sorella Um, avevo intenzione comunque di convocare Il club Comunque le amiche Per farle crescere tutte Ragazze e tutti Ovvero anche i maschietti Quindi mia cara uh, Insegna ad essere responsabile no, Non ti ci vede insegnarle qualcosa sinceramente Vedi, devi essere sempre in orario, tesoro, eh, perché altrimenti eh, quando apriremo la scuola di ballo, e lei, poveraccia, questa dovrà stare tutto il tempo con mia sorella, eh, lo so, tesoro, Chiedere di passare del tempo insieme. E ragazzi, Jill è perennemente triste. Non perché non è più l'erede. No. Perché ogni due per tre qua arriva una, una, un ca una cacchio di telefonata. Con è morto questo? È morto quello? È morto quell'altro? Sta morendo praticamente tutto il. Uh, i sim di tutti gli scenari possibili. E quindi lei è perennemente triste. E ora sta cosa io voglio dire, ragazzi, la trovo un po' irritante. Eh, perché capi cioè, capite bene, insomma, con tutto il rispetto, finché muoiono sim che lei conosce, ok. Ma qua mi arrivano messaggi anche di Sim che, con cui lei non ha mai parlato prima. Quindi, sinceramente, non riesco a capire. Però, vabbè, carissimo, tu sei conciato. Sembri un teppista. Vabbè, conciato così. Quindi vieni a controllare, caro, se c'è qualcosa, diciamo, di cui puoi nutrirti per favore. Tipo, oh, ecco, ecco qua. Perfetto. Vuoi mollare? Grazie mille. Quindi direi che magari è il caso. Ecco, ha variato fra 8 minuti, no, non è vero, non è vero, è uno schifo sto coso, via Prepara la colazione, dai, fai una cosa, servi la colazione, frittelle, mettiti proprio all'opera E quindi sì ragazzi, io volevo, diciamo, in questo primo episodio un po' impostare um, di, la base così, no, un po' delle... Um, della vita delle nostre ragazze, cioè nel senso ho fatto loro questo cambio look, hanno trovato un lavoro. Eh, quindi adesso io volevo veramente far crescere quelle che sono le loro amicizie, perché loro sono giovani adulte e vorrei appunto che anche ehm, gli altri comunque diventassero giovani adulti come loro. Che è sta faccia, tesoro? Mm, eh, essere l'erede è una responsabilità. Eh, lo so, tesoro mio. È una bella responsabilità e secondo me tu mi farai penare parecchio. Perché sì, io ho in mente, ragazzi. È una vita, diciamo, non proprio facilissima per la nostra, eh, Sherry. Cioè, secondo me, mi fa veramente, ragazzi, mi farà penare e non poco. Quindi direi di iniziare ad invitare eh, i sim. Come va qui? Ragazzi, dovete fare il boogie woogie. Ce la facciamo? Basta che stai facendo? Non devi festeggiare. Davvero, te lo giuro. Uh, allora, facciamo. Ecco, vai. Stavo già per reimpostare. Eh, guarda, fai te. Che succede? Ah, sì, perché lo vanno a fare di fuori, ragazzi. Penso che questa stanzetta sia troppo piccola per loro. E stavo pensando, infatti, di uh, ingrandirla un pochino Magari togliere, fare un po' più piccola la palestra. Ecco, veli qua. Oh, vedete, ho già pensato a questa nuova coreografia. Però, Tesoro, potevi cambiarti prima. Vabbè, mh, cambia abito poi dopo, eh cara, perché sai com'è... Fammi vedere... Ragazzi, ma... Io dico, vedete, è l'unico che ha capito, per favore. Ragazzi, vedete anche lei con il suo abito, diciamo così, da ballo. E... No, eh, direi che potresti indossare questo poi dopo. Che, però ragazzi, guardate che mosse. Tesoro, tu sei completamente fuori tempo? No? Eh sì, effettivamente sì. Allora, eh, fai una cosa, potresti chiedere anche a loro, eh, magari potresti, ecco, chiedi di vedere l'abito, mm, mm, lo sportivo, anche a lui, eh, eh, se no non ha molto senso, e anche a lei. E intanto, la nostra cara, carissima, ecco, Vediamo ragazzi cosa deve fare, perché deve curare due pazienti per avere uh, la sua prima promozione. Ok, eh, speriamo, cioè nel senso sì, diamoci da fare. Io propongo però, magari di iniziare, ecco, valuta le mosse tesoro, anzi, mh, sì vabbè, valuta le mosse, anzi no, fai una cosa, visto che papino, fatemi vedere un secondo, papino, cosa deve fare. Caro però, su, uh, non è il momento, nessuno dorma, svegliati. Fammi vedere tu cosa devi fare, allenati completato, tutto a posto, mamma mia ragazzi anche lui è vicino alla prossima promozione, eh? è vicino Quindi direi che a questo punto tu potresti giocare con tuo padre Vai, gioca con tuo padre Mentre lei, ma no dai, sei cresciuta in modo orribile Lo sapevo, lo sapevo Ragazzi, una cosa schifosa. Allora, ragazzi, qua eh, dobbiamo assolutamente cambiarci d'abito, eh. E pronti per allenarci? Ma sono tutte molto formose, ste sim, ragazzi, ma che è successo? vabbè eh, Tesoro, guarda, hai portato la divisa, spero, vero? Perché qua, ragazzi, è importante l'allenamento, eh? Dobbiamo allenarci quotidianamente. Eh, certo, tesoro, lei è a disagio, non sappiamo perché. Ma ora verrete qui e balla insieme, ecco. Basta perdersi in chiacchiere e ballate. Oh, ne m'essi qua, nel cuoio, ragazzi, guardatela quanto è dolce. E magari tu, tesoro, puoi fare Cambiare due chiacchiere con tuo padre. Oggi aiuta a recuperare una cattiva relazione con Brent. Ma perché? Ma, ma cosa cappero fate quando nessuno può vedervi? Io non lo so. E lei sì, ragazzi. Allora, Rebecca, io me la immagino con un animo comunque molto creativo. Ecco, pensiamo, ragazzi, alla fotografia. Pensiamo, ovviamente, A um, alla pittura. Perché, ecco, ho modificato un po' la camera delle gemelle. Però mi piaceva, ragazzi, la struttura di base che avevo lasciato. Sì, non rompete le pere qua. Quindi, come potete vedere, fondamentalmente è rimasta più o meno nello stesso modo. Ho lasciato alcuni elementi volontariamente per richiamare un po' così, diciamo l'infanzia: non volevo eliminare proprio tutto, eh, però poi molte cose le ho tolte: tipo tutte le lucine che lei aveva appese qui. Cioè, deve sembrare, comunque, ragazzi, una stanza, un po' più eh, di due ragazze, ecco, che sono giovani adulte. Però vi diciamo che vivendo ancora con i genitori, perché sì, un domani questa diventerà la stanza, per esempio, um, di, um, di Rebecca in quanto non erede, e questa qua, la stanza principale, ovviamente sarà di Sherry, un domani che non ci saranno più i suoi genitori. Però ecco, mi piaceva lasciare questo stile un po' che richiamasse eh, ancora il loro lato mh, adolescenziale. Diciamo così, un po' di adolescente. Perché io, ragazzi, immagino. Sono appena diventate giovani adulte, immagino abbiano tipo 20 anni. Ecco, cioè, proprio eh, giovani comunque. Quindi non volevo fare una cosa troppo seria. Eh, tesoro, però, sì, dovresti giocare con tuo padre perché è importante per te. Anzi, sai cosa potresti fare? Regalami una gioia. Vieni qui, quindi vai qui, e potresti scattare una foto. Vedete come si allenano ragazzi? Eh sì, eh, voglio dire, non è da tutti. Quindi vai tesoro, su. Allora, fermi tutti, che qua eh, la sordità, ragazzi, dietro l'angolo. Allora, fermi tutti. Regola il volume al minimo, per piacere, perché... Ok, perfetto. E eh sì, cara, potresti scattare effettivamente una bella foto una foto. Diciamo che magari ecco la sorella immagino potrebbe averle chiesto "Senti, mh, ogni tanto quando bagliamo, ci scatteresti delle foto perché magari mh, immagino dica possono servirci per eh, la pubblicità per la scuola che vogliamo aprire". Sì, perché lei non ha ancora aperto la scuola, ragazzi, è la sua intenzione. Diciamo che ha aperto il blog per iniziare così, no? Magari a fare pubblicità alla sua... Cioè deve crearsi una clientela, ragazzi, ovviamente. Quindi per fare pubblicità al suo corpo di ballo. Allora, mettiamo un filtro... Ecco, una cosa del genere, mi piace, bello luminoso. Oh, ragazzi, che meraviglia! Perfetto tesoro, meravigliosa. Ora potresti venire tipo qui? Ma ragazzi, un macello. Anzi, vai qui. Ora, scatta una foto, per favore. Eh, cioè, guardate che stile, ragazzi, voglio dire, ma... Eh beh, si sa chi è, fa comunque... Eh, cioè, no? Il soggetto principale che la nostra ama fotografare è eh, un paio a lui e ne fa e come poi cerchiamo di zoomare. Perché ovviamente eh, deve dare ecco un po' di priorità anche agli altri. A sua sorella, una perché non se le merita. Oddio, qua si vede il bucato, e eh? non è che sia proprio sta cosa fantastica. Però ecco, magari facciamo così. Oh, dai, ecco, questa potrebbe essere un'inquadratura proprio i movimenti anche a bacino, ragazzi. Proprio. Oh, perfetto. Eh la nostra secondo me diventerà una fotografa, ragazzi, eccezionale! Eccezionale! Allora, puoi tornare qui, tesoro mio, a giocare con tuo padre, che lo vedo, eh, come dire... Che cos'è? Fai fichi fichi con Mirko. Oh! Non puoi chiedermelo così all'improvviso. Ma vuoi che subisca uno shock? Ragazzi, cioè, io non ho parole, proprio così, eh, in maniera diretta me lo dice. Vabbè, basta. Io, tesoro, ti devo debuggare per forza perché tu... Come dire.. Basta, spegni tutto qua, spegni tutto, spegni tu, spegni. Basta Oh, in questo caso ragazzi, direi che potete concedervi uno spuntino Ammazza, già la cena? Beh sì, sono le, le 5 però ragazzi, mamma mia la cena La cena alle 5 è una cosa veramente triste Però ecco sì, ci sono tipo due porzioni di questo Che roba, non c'è sta un cavolo Vabbè, ehm, allora questo innanzitutto via Perché sì c'è qualcosa tipo. Mm... No, dai, cucina tu qualcosa. Cucina tu qualcosa. E alla fine è giunta, ragazzi. Perché cucinare qualcosa. Quindi la vedo proprio. Non lo so. Che potresti preparare? Oh mio dio, il tramezzino. Oddio, ho paura, ragazzi. Vabbè, dai, fai un formaggio grigliato. Dai, vai a cucinare qualcosa per la squadra. Perché, sì, assolutamente ce n'è bisogno. Va bene ragazzi preparo qualcosa eh Uno spuntino perché eh, giustamente ragazzi bisogna anche come dire rifocillarsi È proprio necessario E quindi ragazzi direi che noi con la nostra Sherry alla disperata, oh mio dio tesoro sei veramente un disastro, vabbè, ehm, eh, con il suo disperato tentativo di preparare eh, qualcosa di decente da offrire al suo eh, corpo di ballo diciamo, noi possiamo, mamma mia, fermarci qua per questo episodio. Io eh, ci tenevo ragazzi comunque ecco, principalmente a mostrarvi... Ehm... La scelta comunque dell'erede, dirvi perché comunque ho scelto lei. Molla il piatto perché devi prendere una porzione con tutti. Ah, ragazzi miei, caso disperato. Ehm, a mostrarvi comunque il loro cambio look, insomma, tutta una serie di cose. Tesoro, vieni qua pure tu, prendi una porzione direi che ne hai bisogno a mostrarvi comunque la, a dirvi comunque ecco le scelte che ho in mente per loro dal punto di vista lavorativo ehm, delle passioni degli hobby degli interessi Cherry la conosceremo meglio poi andando avanti perché Cherry ragazzi è una tipa voglio dire scatenatissima e secondo me poi quando uscirà effettivamente la prossima eh, espansione ne vedremo delle belle con lei secondo me ma veramente delle belle e quindi sì, anche le relazioni. Mm, ricordiamoci di questo, ragazzi, fai fichi fichi con Mirko. Quindi eh, qualcuno, secondo me, è veramente intenzionato. Eh, come dire, no? Eh, vedete, si siadono anche vicini a fare le cose seriamente per bene. Ne manca sempre una all'appello, tesoro, perché? Perché non prendi una porzione? Devo farti. Non c'è niente da fare, e quindi ragazzi, io spero veramente che la scelta dell'erede, comunque vi sia piaciuta, che non, non vi abbia deluso, spero che Sherry vi piaccia, io vi ringrazio di cuore per avermi seguito per queste già due prime generazioni, io amo alla follia questa famiglia, ragazzi, sono veramente affezionata tantissimo, e non vedo l'ora di scoprire insieme a voi cosa combinerà Sherry in questa terza generazione, perché... Ripeto, io ho qualche idea in mente ragazzi, nulla di definito perché poi io tendo a, um, fra virgolette, partorire le cose così Un po' sul momento, a seconda anche di, uh, dei sim, di come li vedo, di come si pongono e tutta una serie di cose Però sì ragazzi, um, oh, vedete che carine, spero veramente vi piacerà questa cosa, perciò se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione, ragazzi, nell'info box, trovate tutti i vari modi per contattarmi, trovate, ragazzi, la programmazione del canale, nonché le mie playlist, ma, soprattutto, ragazzi, i link ai canali di miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Qua devo bloccare le porte, non... Oddio. Oh, mi raccomando ragazzi, andate in tutti i loro canali e iscrivetevi perché ne vale veramente, ma veramente la pena. Volevo anche ragazzi, inoltre dirvi una cosa. Ehm, ho aperto, eh, lo troverete sicuramente in descrizione, il link, insomma, tutte le informazioni, però ho aperto un nuovo... Um... Diciamo account di Instagram che si chiama appunto Valuccia Sims Stories eh, nel quale sto pubblicando la mia prima storia scritta eh, sempre ovviamente con The Sims 4. E se avete piacere comunque di seguirla, mh, la pubblico soltanto lì. Al momento in italiano sto decidendo se parla anche in inglese non lo so però al momento sicuramente, ragazzi, in italiano. Quindi se avete piacere, fatemi sapere, insomma, ehm, insomma, a me farebbe tanto piacere comunque eh, sapere cosa ne pensate, ecco, diciamo. Però, ecco, sentitevi liberissimi, ragazzi. Cioè, non siete assolutamente eh, obbligati. Insomma, capisco magari che non tutti hanno Instagram, insomma tutta una serie di cose. Però era diciamo una. Una cosa che avevo in mente da tempo e ci tenevo veramente tanto um, ad iniziarla. Ecco, quindi, ragazzi, che dire. Io vi rimando al prossimo episodio di questa Legacy. Ci tengo soltanto a farvi notare che la cara Rebecca. È già un inserviente. Eh sì, sta già a livello 2, sicuramente per il, um, i vari: um, le varie abilità, comunque, che ha sviluppato da bambina, adolescente, eccetera. Quindi siamo già un passo avanti. Tu, tesoro, ora ti dai da fare. Per, ecco, lei è una schiava sondaggista. Quindi anche lei, ragazzi, parte a livello 2 e deve aggiornare il profilo. Quindi ora, um, off camera, poi ci penserò. Quindi, ragazzi, vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Um, vi Abbraccio forte, vi rimando al prossimo, vi auguro ancora un fantastico inizio di settimana sul Sul-Simmer's e non...